sacerdote, oggi vescovo, che ha scelto di abbracciare il Vangelo e di annunciarlo a tutti, specialmente oggi opera nella Chiesa Cattolica Ecumenica. Ci troviamo in Abruzzo, ad Alba Adriatica, abbiamo una nostra comunità, ma è una realtà che è sparsa già in diversi paesi del mondo. È una Chiesa che sceglie di testimoniare, di vivere il Vangelo lungo le strade, non ha scelto di rimanere dentro le mura, dentro le quattro mura, ma è una chiesa che annuncia giornalmente, quotidianamente, nella quotidianità, il Vangelo e il messaggio di salvezza che Cristo ci chiede. Questa chiesa, nasce, tra virgolette, da uno scisma con la Chiesa Cattolica Ecumenica, la Chiesa Cattolica Romana, avvenuta con il vescovo Carlo Duarte Costa, il quale è primate e fondatore delle Chiese Cattoliche indipendenti nel mondo. Quindi noi abbiamo preso la successione apostolica da questo vescovo, che è il nostro patriarca, che successivamente ha ordinato diversi vescovi e diversi vescovi hanno rappresentato il mondo cattolico indipendente nel mondo. Io sono uno di quei vescovi che opera nel mondo attraverso questa successione apostolica. Oltre a ciò che è il momento di preghiera, alla messa, ai riti, allo studio della parola di Dio e soprattutto l'annuncio e soprattutto opera nel sociale. Tutte le nostre comunità hanno una finalità sociale, pertanto chi si occupa come noi ad esempio dell'aiuto e dell'assistenza ai migranti oppure alle persone sole e bisognose, altre comunità invece si occupano ad esempio delle tematiche LGBT oppure altri, ad esempio in Africa dove siamo molto diffusi, operiamo molto il sociale nell'economia rurale, quindi dalle piantagioni di cacao alle piantagioni di pomodori, e quindi cerchiamo di valutare il posto dove siamo e in che maniera noi possiamo dare un nostro contributo materiale e di sviluppo per le comunità dove siamo presenti. La nostra presenza in Abruzzo è una presenza veramente molto sobria, una presenza che intende lavorare insieme alle altre chiese, quindi non ci poniamo in una posizione di essere migliori o peggiori di altre chiese, ma cerchiamo di collaborare, di inserirci in un panorama di aiuto e di annuncio insieme agli altri. Le attività che in questo momento stiamo portando avanti sono delle attività che riguardano la preparazione e la formazione dei ragazzi migranti che arrivano dall'Africa, quindi noi accogliamo questi ragazzi, cerchiamo di dargli anche una preparazione, ad esempio lezioni di lingua italiana, oppure impariamo a cucinare, impariamo ad apprendere la nostra cultura, cioè li affianchiamo anche per quanto riguarda la sanità, per quanto riguardano dei dubbi che hanno, li riassicuriamo anche su farli sentire insieme alla comunità come una famiglia, perché molti di loro non hanno genitori, sono proprio soli al mondo. Pertanto noi come comunità cerchiamo di aiutarli anche e non farli sentire meno soli. Siamo un punto di riferimento. Noi cerchiamo di andare ad annunciare il Vangelo e di dare l'assistenza spirituale nei posti in cui non c'è una presenza religiosa. Pertanto noi non vogliamo assolutamente dire di essere una chiesa diversa o una chiesa che è migliore o peggiore. Quindi si tratta di una collaborazione, si tratta di inserirsi in un panorama dove già insieme alle altre chiese si può portare a termine, a compimento, l'annuncio del Vangelo. Nella nostra realtà ecclesiale c'è la possibilità di ordinare sia diaconesse che sacerdotesse. Con la Chiesa Cattolica Romana, per quanto mi riguarda, i rapporti sono buoni, perché ritorno a ripetere, non ci siamo posti in un atteggiamento di chi è meglio, chi è peggio. Ci siamo posti in un atteggiamento collaborativo. Certamente nei primi anni in cui io sono stato ordinato sacerdote ci sono state delle piccole
diatribe, ma soprattutto dovute al fatto, al fatto forse anche di una poca comprensione di che cos'era la Chiesa ecumenica, chi era Di Marco Gianni, cosa avrebbe voluto fare Di Marco Gianni. Quindi oggi, a distanza di tempo, possiamo dire che i rapporti sono buoni, cioè non ci sono situazioni di conflittualità ognuno porta avanti una sua missione. Molti sostengono che noi non riconosciamo il Papa, non riconosciamo il Papa. Noi non è che non riconosciamo il Papa, noi riconosciamo il Vescovo di Roma, perché per noi è il Vescovo di Roma, come il Vescovo che presiede la carità di tutte le chiese. Pertanto non solo gli diamo del rispetto, ma lo anche ascoltiamo. Cioè, per noi il vescovo Francesco non è un vescovo che non vale niente, è un falso vescovo. Per noi è un vescovo come tutti gli altri esseri, con un primato di eccellenza riferito al suo essere vescovo della Chiesa di Roma, e secondo i testi sia storici che gli scritti, come dicono altri vescovi, è il vescovo che per eccellenza presiede alla carità di tutte le chiese. Poi, per quanto riguarda invece la terminologia papa, la dottrina, il magistero, sono tutte terminologie che riguardano la Chiesa Cattolica Romana, non riguarda noi, come ad esempio la Chiesa Cattolica Romana non ha il celibato, la nostra realtà ecclesiale invece non c'è il celibato, pertanto ecco, ci sono delle differenze, ma i rapporti sono buoni, anzi, io mi auguro che anche in Abruzzo, insomma, finalmente si riesca a praticare un ecumenismo vero. Abbiamo visto che sono arrivati due nuovi vescovi, uno a Teramo e uno a Sulmona. E quindi da questi nuovi arrivi, da queste nuove situazioni, ci aspettiamo anche un dialogo più bello, più fraterno, anche di condivisione. Noi benediciamo le coppie gay, io ho sposato diverse coppie gay, e per noi l'amore va benedetto. La Chiesa deve essere una Chiesa che guarda al cuore delle persone, essendo essi figli di Dio, quindi pertanto anche i ragazzi gay sono figli di Dio, pertanto noi li accogliamo senza nessuna forma di discriminazione. Ma aggiungo altro, questa non è una novità per la nostra Chiesa. La benedizione delle coppie gay avviene già da diverso tempo, ad esempio la Chiesa metodista, la Chiesa valdese, la stessa Chiesa anglicana, che oggi sono delle chiese in comunione con la Chiesa di Roma. Quindi voglio dire, non è che io suscito scandalo quando benedico una coppia gay, ma assolutamente no, perché non sono stato il primo a farle, né l'ultimo a celebrarle. Quindi ha già una sua storia, ha già una sua strada. Poi ricordiamoci anche che ci sono stati dei sacerdoti nella Chiesa Cattolica Romana, come Don Andrea Gallo, no? Lo conosciamo bene, è stato un sacerdote che ha speso tutta la sua vita alla difesa contro le discriminazioni, soprattutto quelle LGBT. Per quanto riguarda questa settimana santa, che cosa fa la vostra chiesa? La settimana santa, la nostra chiesa si comporta come tutte le altre chiese cristiane, pertanto ripercorre il triduo pasquale, quindi dal giovedì santo, il venerdì e il sabato, con la domenica di risurrezione, quindi le celebrazioni sono le stesse. Il messaggio di auguri per questa Pasqua è che veramente meno ritualità, più cuore, più ascolto, più incardinare di più la parola di Cristo, cioè vivere effettivamente questa passione e questa risurrezione come una nuova vita, come una nuova speranza, e soprattutto non dimenticare mai che Cristo è venuto come un dono d'amore per darci amore, e perché noi questo amore lo ridiamo ai nostri fratelli, al creato e a tutto quello che ci circonda.